Con i 3 nuovi casi comunicati oggi dalla Regione Lazio, Civitavecchia raggiunge 200 positivi dall'inizio dell'epidemia da coronavirus. In totale i casi in tutta l'ASL Roma 4 sono 11, di cui 3 a Civitavecchia, 6 a Campagnano, riconducibili a Santa Maria del Prato, 1 ad Allumiere ed 1 a Santa Marinella. I 3 casi di Civitavecchia sono una semplice cittadina, un medico, sempre donna, ed un'operatrice, entrambe della RSA Madonna del Rosario. C'è anche una persona guarita in città, si tratta di una ragazza di 23 anni, anche lei operatrice dell'RSA Madonna del Rosario. Dall'inizio della pandemia a Civitavecchia si sono registrati 200 positivi, compresi 21 decessi e 12 guariti, per un totale di 167 positivi allo stato attuale. L'ASL Roma 4 all'attacco di chi ha veicolato notizie false sull'emergenza coronavirus a Civitavecchia. Nel ringraziare quanti, in particolare tra gli organi di informazione, hanno riservato critiche costruttive, l'azienda sanitaria annuncia invece che si rivolgerà alle autorità competenti affinché vengano perquisiti quelli che invece, attraverso l'utilizzo di notizie false e non verificate, ovvero avvalendosi di un'opera di mistificazione, hanno cercato di gettare del fango sulla sua attività. Da oggi, conclude l'ASL, e sino a quando non saremo usciti da questa fase emergenziale, abbiamo deciso di dedicare ogni nostra residua energia a combattere in prima linea il Covid-19, per cui non ce ne vogliano i mistificatori e calunniatori se non daremo immediato riscontro ai loro gratuiti attacchi. In risposta alla diffusione di notizie allarmanti rispetto alle condizioni igienico-sanitarie dell'ospedale San Paolo comparse sulla stampa locale, riteniamo sia giusto e doveroso dare una risposta univoca, non solo per amor di verità, ma anche per rassicurare la cittadinanza. È l'attacco della lettera aperta all'utenza inviata alle redazioni dai primari del nosocomio cittadino. Nella lettera tutti i primari delle varie divisioni, come tutta l'attività condotta dal 24 febbraio ad oggi, sia stata incentrata sul rispetto delle procedure disposte a livello generale e che l'ospedale continua a funzionare perfettamente senza alcun problema. A tutt'oggi, conclude la lettera dei primari, risultano positivi al tampone, quindi allontanati dal lavoro, 15 medici e 52 operatori del comparto. La stragrande maggioranza di questi sono completamente asintomatici. La loro individuazione è stata possibile grazie alla decisione aziendale di iniziare lo screening di tutto il personale, compresi gli operatori delle ditte esterne. Sul caso dei contagi registrati presso la RSA Madonna del Rosario, il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Civitavecchia in cui si chiede di procedere per il reato di epidemia. Quanto sta accadendo nelle case di riposo di tutta Italia non può ritenersi un'epidemia casuale, ma una vera e propria strage, afferma l'associazione. Anziani, persone invalide, non autosufficienti, i più fragili tra i fragili che avrebbero dovuto essere al sicuro, sono venuti a contatto col virus che in molti casi ha aggravato le loro condizioni conducendoli alla morte, con i luoghi di assistenza che si sono trasformati in pericolosissimi focolai di morte certa. Per tale motivo il Codacons ha chiesto di accertare per seguire penalmente i responsabili dei contagi avvenuti nella RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia in relazione alla gestione dell'emergenza, siano essi soggetti pubblici o privati, per l'eventuale mancata adozione di tutti i provvedimenti previsti per affrontare l'emergenza coronavirus, per il possibile reato di epidemia. L'attività di supporto alle famiglie in difficoltà economica va avanti senza sosta da ormai un mese. È dall'11 marzo che è stata attivata la distribuzione straordinaria dei beni alimentari, da subito dalla Croce Rossa Italiana e successivamente nell'ambito del centro operativo comunale che vede il comune di Civitavecchia, Protezione Civile e la stessa Croce Rossa lavorare sinergicamente. In questi 30 giorni di emergenza sono stati assistiti complessivamente 490 nuclei familiari per un totale di 1.368 persone, di cui 342 minori. Grazie all'impegno di oltre 100 volontari della Croce Rossa e Protezione Civile è stato possibile recapitare a domicilio i pacchi alimentari. Sono 1.492 gli interventi di distribuzione di beni alimentari. Nei vari interventi sono stati consegnati generi alimentari a lunga conservazione, ma anche pane, frutta e verdura, formaggi, carne, pesce fresco e prodotti per l'infanzia. In occasione delle festività di Pasqua, inoltre, è stata effettuata anche una consegna straordinaria con frutta, verdura, pesce ed un pacco pasquale contenente anche olio d'oliva, zucchero, farina, tagliatelle, una colomba pasquale per ogni famiglia ed un uovo di cioccolato per ogni bambino.
Livelli di inquinamento atmosferico a Civitavecchia sempre notevolmente al di sotto dei valori di allarme fissati dalla legge. Per la sesta settimana consecutiva, in pratica dall'inizio dell'emergenza coronavirus, la qualità dell'aria in città evidenzia una situazione quasi di eccellenza, ciò nonostante la centrale a carbone di Torre Valdaliga Nord stia funzionando a pieno ritmo. Il più che drastico ridimensionamento del traffico veicolare, il calo nella presenza di navi da crociera, continuano dunque a tenere i vari agenti inquinanti su livelli del tutto trascurabili. Merito, purtroppo bisogna dirlo, del Covid-19. I dati relativi all'ultimo report pubblicato sul sito istituzionale di Arpalazio e relativi al periodo compreso tra il 6 e il 12 aprile non si discostano di molto dai precedenti. Riteniamo la proposta di scaricare il carbone sulle banchine del porto inaccettabile. Lo sostiene il Comitato Sole, per il quale è inconcepibile come si possa pensare che ciò possa avvenire senza mettere a rischio la salute e l'ambiente, sia dei lavoratori che dei cittadini, in un'area tanto vicina al centro abitato, in assenza delle strutture di sicurezza, automatizzate e sigillate, e di un carbonile dedicato. Per il comitato è immaginabile dove potrebbe finire il polverino al primo alito di vento, senza contare il traffico di centinaia di camion dal porto per la centrale Enel, con tutto quello che significa in termini di dispersione delle polveri, gas di scarico e particolato del manto stradale. C'è anche il completamento della Orte Civitavecchia tra le 26 opere pubbliche che il governo vuole affidare a commissari straordinari con il prossimo decreto aprile. L'obiettivo è quello di accelerare l'iter e velocizzare i tempi per arrivare al cantiere. Tra le infrastrutture stradali c'è anche la superstrada 675 Umbro-Laziale tra Civitavecchia e Orte, tratta Monte Romano Est-Civitavecchia. Si è riacceso questo pomeriggio il semaforo al ponte delle Quattro Porte e in via Castronovo. Dopo l'annuncio che numerosi problemi introdotti dal fotored con multe a raffica e non pochi tamponamenti erano stati risolti attraverso l'installazione di un contasecondi, avverti i conducenti, il semaforo si era spento e non aveva più dato segni di vita. 5 giorni di problemi alla viabilità, visto che entrambe le strade interessate immettono sull'Aurelia, che pare si siano risolti questo pomeriggio con la riaccensione di semaforo e countdown. La Proloco cittadina ricorda che c'è tempo fino alle ore 12 del 24 aprile prossimo per partecipare all'iniziativa fotografica denominata Civitavecchia Mia. Tanti complimenti pervenuti da parte di concittadini che hanno apprezzato lo spirito dell'iniziativa. A questi si è aggiunto negli ultimi giorni un importante sostegno da parte del fotografo Daniele Lucarelli dello studio fotografico Lucarelli ADV in Viale Baccelli 112, che ha messo in palio la stampa gratuita di 100 foto e la stampa di un poster 30x45 che vanno ad aggiungersi al premio già comunicato di una cena per due persone presso il ristorante Dolce e Salato in Piazza Fratti 8, naturalmente da fruire solo al termine del periodo di emergenza sanitaria. Nel bilancio di previsione del comune c'è da venire incontro anche alle associazioni sportive che hanno dovuto interrompere l'attività, che soprattutto con i settori di base svolgono attività che interessano centinaia di famiglie che non potranno tornare alla normalità prima di diversi mesi. Lo dichiara il vice sindaco Massimiliano Grasso, che propone una sospensione dei canoni di locazione e concessione per le società sportive che gestiscono impianti di proprietà comunale. Complessivamente per tutto lo sport, per Grasso si potrebbe invece pensare a un contributo di forte valenza sociale, considerando il numero complessivo di iscritti alle varie discipline, con particolare riferimento ai settori giovanili, da chiedere sulle utenze degli impianti sportivi sotto forma di sconto o di contributo alle associazioni da parte delle grandi aziende che forniscono acqua, luce o gas. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube TRC Giornale. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.